Buonasera, buonasera signore e signori. Buonasera. Benvenuti al concerto di musica lirica Il genio e il mistero del Renrong Performing Arts Center di Taipei in collaborazione con l'associazione culturale italo-cinese di Taiwan. Più che un concerto, questa è una celebrazione incontro tra la cultura italiana e la cultura taiwanese, in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Da Vinci è stato un artista, uno scienziato, un inventore. È difficile trovare all'interno della storia un personaggio che più di lui sia adatto a rappresentare l'apertura e l'incontro tra i popoli. Un ringraziamento speciale va quindi al popolo di Taiwan, oggi rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri di Taiwan, dal Ministero della Cultura di Taiwan, dal Consiglio per gli Affari Comunitari d'Oltremare di Taiwan e dall'Ufficio di Rappresentanza di Taipei. Un grazie da parte di tutti gli italiani per aver reso omaggio ad un genio che non è solamente nostro, ma di tutti quanti voi. Come le opere e le invenzioni di Da Vinci, anche la musica ha il potere di superare i confini nazionali. E noi questa sera avremo il piacere di ascoltare alcuni brani della tradizione operistica e cameristica italiana e della tradizione folcloristica taiwanese, interpretati dal coro del Renrong Performing Arts Center di Taipei, diretto dalla fondatrice e cantante soprano Jenny Renrong e accompagnato al pianoforte dal maestro Sergio La Stella del Teatro dell'Opera di Roma. A eseguire i brani inoltre saranno il cantante tenore Claudio Di Segni del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, la pianista e ambasciatrice della musica taiwanese Li Weiwei, la cantante soprano Li Keng e il cantante tenore Wang. Jenny Renrong forma la Renrong Performing Arts Center di Taipei nel 2000 con l'obiettivo di promuovere la musica lirica a livello internazionale attraverso seminari, concorsi e spettacoli. Grazie alla scuola di Taipei, Renrong riesce ogni anno ad esaudire un grande sogno dei suoi studenti, ovvero quello di esibirsi nei teatri di Taiwan e di tutto il resto del mondo. Questa sera noi siamo qui, in questa magnifica cornice, a vivere una parte di questo sogno, insieme ad alcuni illustri rappresentanti di Taipei. Diamo il benvenuto, non so se è ancora arrivato, c'è fuori una pioggia torrenziale, l'ambasciatore della Repubblica di Cina presso la Santa Sede, Sua Eccellenza Matthew Shuling Li, che però non vedo ancora arrivare, non mi starà arrivando. Certo. E allora diamo il benvenuto, se è arrivato, all'ambasciatore Andrea Xing Li, venga pure qui sopra, dell'ufficio di rappresentanza dell'ufficio di Taipei in Italia. A ringraziare di nuovo il Renrong Performing Arts Center di Taipei e l'Associazione Culturale Italo-Cinese di Taiwan che hanno reso possibile questa meravigliosa serata, questo evento dove celebrare il genio e il mistero di Leonardo da Vinci. Lascio la parola all'ambasciatore. Grazie. Eccellenze, ambasciatori e amici del popolo diplomatico, rappresentanti delle istituzioni, autorità italiane e straniere, gentili signore e signori, cari amici, buonasera a tutti. È un vero onore per me poter essere qui nello storico e prestigioso Teatro Torlonia di Roma, un importante punto di incontro culturale per la città. È la prima volta che anche la rappresentanza di Taiwan ha avuto il piacere e l'onore di
tiene questa cooperazione con il Teatro di Tonone. È un grande piacere per poter dare via a un evento che possiede un valore non solo artistico ma anche umano. Un concerto che rappresenta un incontro armonioso di musica e canti da Oriente e Occidente. Oltre 50 anni fa, come dice il nostro maestro di cerimonia, la professoressa Jenny Ren, che è mia carissima amica, giunse a Roma, dove si è poi stabilita, per studiare canto nel ruolo del soprano. Ha lavorato e vissuto 28 anni in Italia, il mio paese a Monto, dove specializzarsi nelle arti liriche, per poi tornare in Taiwan e portare lì l'esperienza accumulata. L'incontro di questa sera però non deve essere visto solo come un appuntamento musicale, ma soprattutto come un omaggio nei confronti di uno dei più grandi geni d'Italia e del mondo, Leonardo da Vinci. Quest'anno infatti è il 500° dell'anniversario della morte di questo grande genio italiano, famoso invidiato in tutto il mondo, capace di cambiare la storia con sua arte, con la sua scienza e con la sua filosofia, e che è stato in grado di parlare in un linguaggio universale, accorciando le distanze tra i popoli. Ed è proprio quello che faranno questa sera i nostri solisti, i coristi della scuola di Jenny Ren, Performing Arts Center, che si esibiranno in una serie di brani folcloristici e lirici sia orientali sia occidentali, proprio per testimoniare la vicinanza e l'amicizia tra le nostre due culture e le nostre due nazioni. Lasciatevi dunque trasportare tra le melodie di questi graziosi artisti, brani che vi accompagneranno durante un viaggio armonioso. Vi auguro quindi un buon ascolto e un buon divertimento con la musica della cultura taiwanese e della cultura italiana. Grazie e buon divertimento a tutti. Ancora, grazie. Grazie mille. Io ci tengo a precisare un'ultima cosa, che si possono fare foto, si possono fare video, però senza il flash, per cortesia. Grazie e buona serata e buon ascolto.
Quindi il tenore Claudio Bisegni, che canterà Tosca nella seconda parte, canterà anche il duetto con Suave Fanciulla di Goethe. Però cominciamo da Sì, mi chiamano Mi, così è bene che facciamo riposare un attimo questo delizioso soprano che è qui. E forse può servire per dire due parole un po' di introduzione su quello che stiamo facendo. Intanto anche io vorrei contribuire a rendere omaggio alla figura di Leonardo da Vinci, che è una gloria, e una gloria non direi soltanto italiana, ma una gloria del genere umano. E in questi 500 anni è una figura che man mano che si va avanti diventa sempre più attuale. E questa è un po' la caratteristica che io ho letto, un po' leggendo quello che definiva di Vasari, che le dava l'eleganza, la bellezza, questi occhi azzurri, questi capelli inanellati sulle spalle, questi modi affabili e la grande generosità, un uomo che aveva grande amicizia con tutti, è stato utile, solidale e fraterno con tanti artisti, ha aiutato tanti artisti anche a crescere e a svilupparsi. Un'altra cosa molto bella scrive Jean de la Croix, che parla di lui come pittore ovviamente, e dice un particolare che ho trovato molto molto bello, molto interessante. Sembra che in questa sua chimerica attività lui abbia potuto vedere cosa accadeva a tanti secoli di distanza, perché la sua pittura con questo gusto del chiaroscuro, con questo sfumato, sembra precorrere, sembra addirittura che abbia potuto vedere quello che succedeva nel periodo romantico, della Croix è nato l'anno di Donizetti, 1798, quindi voglio dire, tanti anni dopo si accorge che Leonardo aveva già messo i semi per questo tipo di pittura. Io oserei qualcosa di più ancora, vedendo i suoi disegni, mi sembra addirittura di vedere qualche cosa, quello sfumato, in questo modo di dipingere del minimalismo e dell'impressionismo che sono propri del secolo appena finito. E mi ricordo in questo, per riagganciarci al mondo musicale, la figura di Rossini, che nella Petite Messe Solennelle all'inizio sembra che stia suonando una bossa nova che si può sentire in un locale oggi, in un locale sudamericano, e è incredibile pensare che forse Rossini abbia potuto prefigurare quello che accadeva. Questo è proprio tipico di questi grandi doni all'umanità che hanno dato luce a tutti noi. Questo è un omaggio che voglio dare anch'io. Per questo piccolo duetto che andiamo ad eseguire. Allora, si chiama Mimì, Mimì racconta Rodolfo chi è lei. Solo due piccole parole, vivo sola soletta, in una bianca cameretta che guarda i tetti, guarda sopra i tetti il cielo, guarda il cielo di Parigi. E poi dice una frase bellissima, sappiamo che Mimì è malata, Mimì è malata del mal di siepe, della tisi, e morirà giovanissimo, morirà durante l'opera, cioè in pochi giorni, in pochi mesi, nel racconto di Davide Bouchet. E racconta quella che è la sua passione. Quando finisce l'inverno, ma quando viene lo sgelo, il primo sole è un mio. Grande passione, ama questo sole che arriva, che finalmente le toglie la tosse, le toglie tutto il disagio del vivere. Il primo bacio dell'aprile è mio. E a questa presentazione risponde Rodolfo, che canterà appunto Claudio Bisegni, con una frase stupenda. La chiama soave fanciulla col dolce viso circonfuso di mite alba lunare. In terra avviso il sogno che vorrei sempre sognare. Thank you.
Siamo arrivati al termine di questa meravigliosa serata e ci dobbiamo ringraziare Jenny Rennon, il maestro Sergio La Stella e Claudio Di Segni per il prezioso contributo musicale di questa sera e tutti i meravigliosi artisti che si sono esibiti qui. L'associazione italo-cinese di Taiwan e ancora il Rennon per questa meravigliosa serata. Grazie a tutti e buonasera.